Dov'è Douglas? Sì, sì. Dov'è? Tu Douglas sei in panchina ancora. Ma ancora? È ancora in L'hai panchina. Seguito in settimana, sai dov'è? È sempre in panchina. Lui parte prima. Ancora bene Fagioli sulla destra, trova Danilo. Cop Miners chiede l'1-2 a Nico. Il tiro in porta largo di Cop Miners. Azione interessante. Comunque, 1-2 Tiago Motta è un fermo. Tocco, rischia qualcosa in questa situazione. Bravissimo. Calulu libera. Poi ancora i 20 metri. Il Genoa, azione molto confusa. Vitigna, tiro in porta. Ha preso una traversa clamorosa Vitigna, il gioco era fermo però perché c'era stato un calcio di Frendrup che si va a prendere anche un cartellino giallo, un'irregolarità del numero 32 del Genoa che ha colpito e ha colpito anche molto duro perché si tiene Nico, vediamo. Si tiene la gamba sinistra qui rischia ma questo è cartellino rosso ragazzi, qui rischia Frendrup, questo è cartellino ragazzi, ma aveva lui la palla. Guarda, a Bartesaghi è successa la stessa cosa. Sì, ma non era in possesso della palla, qui aveva lui la palla. Il primo tempo, un finale di primo tempo condizionato da quell'episodio del presunto rosso mancato di, come si chiama il giocatore? Frendrup. Frendrup. Ma allora, per me non ci sono dubbi. Secondo me è espulsione perché lui entra con una foga eccessiva. Poi lascia stare che aveva lui il possesso del pallone, però lascia stare, da regolamento, la cosa fondamentale, no. Come a dire lascia, scusate, no, perché lui aveva investito quella tempo, persona, lasciate stare, aveva io, vabbè, il tempo per pensare, no, non è che era arrivato tutto così immediato, certo. Lui aveva il tempo di capire che poteva tirare tranquillamente indietro anche il piede, quindi siccome sono stati puniti gli stessi episodi con l'espulsione, ma non è vero, allora voi state facendo disinformazione di massa, non sono gli stessi episodi, io mi baso su quello che vedo anche sulle altre partite, non solo su quello prendiamo per esempio, sono cambi credo, attenzione, rigore. Calcio di rigore. Figuriamoci. Dopo tutto quello che abbiamo passato al primo pressati, tempo adesso pressati da questa opinione pubblica che riguardo che parla, ma che ragazzi, mano che rigore è, questo non è rigore, ma che rigore mano nettissima è vero, dava anche l'espulsione. Ma è vero che è un grande ex, però il braccio è proprio d'angolo. Dai. L'ha evidentemente. Mi date la palla, dammi la palla. Vieni qua, Pavesi, mi devi aiutare. Allora, tu fai il diz, tu fai il diz e io faccio quello del Genoa. Vabbè, pallone passa quello del Genoa resta così. Esatto. Questa è l'apertura del braccio. Okay, ma la prendi sulla qua, mano. Qua. Ecco qua. Bello che appare. Hai visto? Alza la mano. Così vai tu, io cerco di e tu così blocchi il pallone. Valerio, c'è il rigore, attenzione Dusan, vai Dusan, su vai Dusan, vai concentrato Dusan. Contro Gollini, attenzione la concentrazione di Dusan che sta, non guarda il portiere, tirare un rigore tosto a Gollini, però si sblocca, dai, parte Dusan contro Gollini, il tiro, gol, sì, tutto Gollini. Aveva intuito, ma non basta, felicissimo di questo fatica, gol, ragazzi. A festeggiare con fatica, ma si è sbloccato Dusan Vlahovic sul rigore. Primo tiro in porta della Juve sul rigore. Dai che andiamo. Cop Miners prova a strappare, supera la mediana, largo, si sta muovendo sulla destra Calulu, preferisce andare per via centrale. Doppietta! E si è sbloccato! Festeggia facendo anche un gesto ai critici. Così. Che possiamo rifare? Cosa fa? Parlate. Ce l'aveva con Borsellino. No, con lui ce l'aveva. Cioè, Borsellino ti ha detto parla con Valerio. Ma non mai parlato di Vlahovic. Parlate voi che pensavate che la Juve non vincesse la partita oggi. E invece vince ed è in testa alla classifica. Bravo, e non prende gol, pallone stoppato molto bene. Raccontiamo il gol. Vlahovic molto bravo in area di rigore, stop a seguire, poi col mancino incrocia molto bene. Non c'è nulla da fare. Grande gol. E qui fatto un grande buon gol. Buon movimento, bel passaggio. E tre! Sì! Questo ragazzo farà grandi cose. Ha lo spazio per andare a chiudere all'89esimo con un gol del 3-0 che anche il suo primo gol in bianco. Primo gol
Vola la Juve, la Juve vince, la Juve fa o 3-0 o 0-0, ecco, vedi? Sono sei partite, 3-4, 3-0, no, 3-3-0 e 3-0-0.